get off my car. Bella a tutti da Porkmoz, eccoci qua in questa nuova Mystery Box. Questa Mystery Box è stata creata da Zerka Creator. La miseria, che spettacolo, regà. Meraviglioso. Spariamo subito una bella miniatura. Dove andiamo, regà? Dove andiamo, dove andiamo? Centrali? Ok. Bella Franci Crimine. Giusto? Io dico che suino, raga, che ci abbiamo di bello. Ma che ci abbiamo di bello, raga? E quella mina in prossimità, credo di sì, eh? Ok. Saluta Fabietto. Fabietto è quello che conosco io? E Lola. Ah sì, vi saluto, grandissimi. Vediamo. Non... Ah no, questo è Pier Giorgio, scusami, suoi. Questo pure sarà amico mio, sicuro. Questo è amico mio? No, questo è lui, ok. E niente, raga. Qui possiamo fare veramente poca roba. Scendiamo giù e piazziamo qualche mina di prossimità. 4. Aspettate che ne prendiamo pure altre. Ok. Perfetto. Scendiamo giù, raga. Qualche mina di prossimità qua centrale. Perdonami, Pier Giorgio. Ok. La vediamo. Loro vanno di là, ok. Mettiamo una qui. Una qui. Una qui. Speriamo che non la prendano quelli della mia squadra. Dai, non sei passato lì? Se no posso fare un troll. Sì, che c'è uno a piedi. C'è uno a piedi. No, no. Era a piedi. Se no posso fare il troll, raga. Aspettate. Ok. Mi metto qua, raga. Venite, venite qua. Ha cambiato macchina. Se mi viene addosso STG Dario c'è rischio che esplode. Vieni addosso STG Dario, vieni addosso. Mamma mia, STG Dario, non ce voglio crede. È caduto nella trappola. No, ho finito le mine, ragazzi. Non ce voglio crede. Non epico, di più, regà. La trappola del suino, questa è nuova. Oddio, mi sembrava che ci avevano preso, regà. Allora, proseguiamo per la Mystery Box. Nessuno è esploso con la mia bombetta, regà. Allora... andiamo. Ma ci arriva là sopra? Ah sì, siamo andati lì. Ok. Quasi. Che c'è sta? Non ho visto, raga. Non si è visto nata. Troppo bella quella kill, raga. Troppo. È stata una delle kill più belle della mia vita, raga, vi giuro. Se magari si ferma sono ancora più contento. Però io ho le armi, quindi teoricamente è un po' pericoloso, un po' più pericoloso. Vieni su. Io ho le armi. Però se scendo qua. Ci possiamo provare? No, troppo rischioso, troppo rischioso. Però sono sempre un bel suino armato, raga. Qualcun altro c'ha le armi perché ho sentito qualcosa, raga. Allora, dove possiamo andare? Là in cima, ma ci arriva là? Ok. Ah no, forse con doppio turbo, raga. Credo di sì. Mi sembra che ho visto un veicolo là. Là, raga, aspettate. Ho visto un qualcosa con la livrea. Speriamo che... un Gabri 18, poverino. Povero Gabri 18. Raga, voglio controllare cosa c'è lì. Molto misteriosa la situation. Però io ho fatto un errore gravissimo. Ho messo 3 round, raga. E vedo che dura parecchio. Veramente tanto, eh. Aia! Chi mi aveva colpito? Scusate. Chi è? Chi è, raga, che c'ha? Chi ce l'ha ste cose? Lancia granate.
Non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio. Sui, è mio, eh. Raggi crimine. Ho visto c'era qualcosa, ragazzi. Zitti, zitti. No, Franci Grimine, è mio! Franci! Ok, grazie, grazie, Franci. Ma è salito il lato passeggero? Sì. No, 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 Franci, 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 è mio, è mio, è mio. Franci, per favore, Franci. Grazie, Franci Gamer, siete sì, questa gente. Sali, sali con me, però, sui. Sali con me che c'è la mitraglietta. Bravissimo per pure il suino. Sali con me, per favore. Sali, Franci. Salito? Sì. Ah no, Morigan, no. Dove sta lì? Non sta là, raga. No, ci dobbiamo sbrigare. No, 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 sta cosa non mi piace. Sparaglie. Raga, non ci arriva fino a là, eh. Aspettate. Ora sì. Dov'è? Dove sta, raga? Da dove mi ha sparato? Non lo so, non lo so. È pericoloso comunque, eh. Dario? Aspettate, raga. No. No. Ok. Allora, mi dispiace veramente tanto. Ah, perché non l'abbiamo preso poco fa, raga? Non arriva lontano, però, eh. Non arriva lontano e questo è un grandissimo problema. Molto grande. Oh. Quanto dobbiamo anticipare, raga? Non ha preso la rampa. Qualcuno è nascosta radar? Non lo so. Che sta arrivando per di qua, eh. Sta facendo il giro? Sì, ce n'è pure un altro. Ah, quello è armato. Forse so come fregarlo, eh. Credo proprio di sì. Là non ci arriva. Perché non ci arriva, raga? Non ci arriva! Raga, ma sto cangiali come facciamo? Ok, sta scendendo perché c'ha paura. Buono, buono, scendi. Scendi, scendi. Aspettate che va a terra. Oh, grande Porchitali. Dov'è? Qui devo atterrare. Qui da qualche parte, eh. Mi spiace, ma abbiamo vinto, round vincitore, prossimo round. Ok, secondo round, raga, sappiamo dove sta il Cangiali. Anche se una bella deluxe o una scramjet è meglio, eh. Perché come avete visto è un po' complicato colpire gli altri se qualcuno ha le armi. Via, via. Guardate. Ok. No, raga, non ce l'ho fatta. Per pochissimo. Gli altri mi stanno a seguire, eh? O hanno capito? Non lo so, raga. Credo proprio di sì. Allora, dove va Gabri 18 che mo la ramo? Che ho combinato Pasqui, perdonatemi. Non mi dire che stava respawnando. Che a me una volta mi è successa una cosa del genere. Ok. No, raga, come ho fatto prima? Scusate. Cioè, prima è una cosa assurda. È altissimo. Ed è molto complicato. No, no, ci dobbiamo concentrare, raga. Assolutamente, perché voglio di nuovo un bel Cangiali. Loro provano da altre parti, però noi insistiamo là, raga, per adesso. Sembra la migliore soluzione per ora. Insomma, Pitbull, Erzera e ZZ Lori. Li saluto, li saluto. Così ho fatto. Poteva, raga, poteva se stavo leggermente più dritto. Un altro. Non vedi che pure te sei respawnato? Ma che diamine. Non lo so che combina la gente, raga. Oh, quello è pericoloso, eh. Mi preoccupa la cosa, raga. L'RPG comunque non è proprio male, 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 eh. In queste circostanze. E se qualcuno spara adesso. Cosa che non è successa, meno male. Complicato. No,
Ci siamo. Non so come, credevo che non era giusto. Invece giusto, è giusto. Io non lo so, io sono troppo contento oggi. Ok. Ria, io ho detto sicuro sbatte oppure non si rompe la rete, una cosa del genere. E invece tutto, ok. No, non spara quando è così, peccato. Ma raga, dobbiamo fare attenzione perché ci dobbiamo allontanare. Perché c'è quello che sta lì. Quello è nemico? Credo. No, non è nemico. Quello sì. Non ci arriva il missile, raga. Chi è che sta là sopra? Non lo so. Però il lanciamissile a ricerca va lontanissimo. E io mi ricordavo che si doveva tipo caricare il cangiali per sparare meglio. Non lo so. Ah, forse quello potenziato, raga, possibile? Non me lo ricordo, perché mi ricordavo che sparava più lontano pure. E poi tipo ricaricare il colpo, una cosa del genere, poi si faceva. Oh, porchi da lì! Oh, che diamine! Quello è il lanciamissile a ricerca. Raga, c'è solo quello. Non ci arriva, raga. Dobbiamo anticipare di tanto, eh. Ma proprio di tanto. Niente, niente. Deve stare qua vicino. Presi finalmente. Finalmente. Non mi becchi. Il signorino, sì sì. Signore STG. Dai, come facciamo? Allora, chi ha fatto più kill non lo so perché non si può vedere. Il problema è questo, raga, un grande problema, perché non ci arriva. Non arriva fino a là. Guardate, eh. Arriva fino a lì e basta. Come possiamo fare? Dobbiamo rimanere 8 minuti e vedere chi vince. Perché non ci sono alternative. Se noi andiamo là sotto non ci arriva. E se mi avvicino troppo mi comincia a lanciare 8000 missili, quindi niente, bisogna attendere, raga. No, niente, che se mi avvicino poi non arriva il mirino, raga, niente, niente da fare. Ci dobbiamo nascondere qui. Tanto non ci colpisce. Oh mio Dio, raga, 8 minuti, perché lui non si butta. Questo non ci arriva a sparare, vediamo un po' chi ha vinto. Non ce la facevo più, 8 minuti ad aspettare, raga. Ho vinto io, vedete raga, che c'avevo più kill. E niente raga, è crashato l'LTS, però andiamo a modificare questo bel maggiolino perché dobbiamo farlo nell'altra versione raga, il Wavil Custom raga, ed è un veicolo di Benny, io nemmeno lo sapevo. Allora, c'è solo un problema praticamente, a me il maggiolino così piace. Però se lo facciamo da Benny, quello vecchio sparisce ovviamente. Se ci becchiamo in una gara questo veicolo, dopo non c'è più questo. Quindi dobbiamo averne due di maggiolini. Quindi questo lo facciamo custom, vediamo. Ok, ci avevamo fatto una garetta ma veramente tremendo. Però modificata al massimo non l'ho mai provato. Quindi iniziamo. Armatura al massimo, freni al massimo, paraurti. Oddio, ragazzetta, Benny, sapete quante cose c'ha? Mamma mia. Allora, che gli mettiamo di carino? Vorrei una cosa semplice, niente di allucinante. Questo rimane solamente questo colorito? Così, così, raga. Che dite? Non lo so, mi piace tanto così. Stonk. Allora, ogni volta è un problema, raga. Ok. Allora, la parte dietro cosa gli mettiamo? C'è l'antennino, però l'antennino rompe le scatole. Però a me piace di più così. Stock, raga. Sì, sì. Telaio. Anzi, copri fari per adesso. Aspettate. Dobbiamo vedere quelli stock. Sono così, ok. Carino. Quei faretti giù sembra che c'ha gli occhiali giù, tipo. Guardate, raga. Li mettiamo questi? Ok. Allora, anali. Un po' qualcosa di carino. Allora, quelli stock ogni volta li devo guardare, che se no non me ne accorgo. Piccolini, così, così. Perfetto. Motore al massimo. Marmitte. Adesso si è. Quale io mettiamo? E queste non sono male, eh. Credo che gli metteremo queste, raga.
sì, mettiamo questi. Cofani. Voi aspettate. Carina questa parte così, eh? Vediamo. Sì, sì, aspettate, sono due tipi di spuntoni. Punte e borchie. No, no, punte. Vediamo qui. Li possiamo mettere. Questo qua, dai. Benissimo. Claxon, trombettina, raga. Interni. Addio, gli interni, raga. Lasciamoli perdere per adesso, che tanto non ci interessa per ora. Livrea. Che livrea possiamo mettere? 52. Allora non si legge più. Una così. Sì, sì. Così. Ho trovato. Specchietti. Vediamo questi. Oddio, raga, ogni volta questi standard. Ok. No, no, così. Piccolini specchietti. Ornamenti. Vi possiamo mettere un diamante, raga. Sì, sì. Bel diamante ci sta più che bene. Targhetta Borkmoz. Verniciatura. Vediamo un po'. No, camaleonte, raga. Purtroppo no. Un opaco, che dite? Bianca, sì sì. Bianca, raga. Opaco, no no, aspettate. Colore secondario, opaco. Ok. Bella, raga. Mi piace così. Tettucci. Questi, raga. Che l'avevo vista modificata in un video. Però guardate che bella. Stupenda. No, no, che vendi. Minigonne, vediamo se c'è qualcosa di carino. La tanichetta ce la mettiamo, raga. Strisce parasole. Questa qui. Forata. Spoiler. No, questo gigante no. Questo qui mi piace. Perfetto. Sospensioni. Oddio, no, no. Lasciamo le alte, raga. Trasmissione al massimo. Turbo al massimo. Ruote. Possiamo mettere quelle di Benny. Sì, sì, mettiamo queste di Benny, raga. Però vorrei una simile a quella stock, raga. Ecco, tipo una cosa del genere. Così, eh. Poi il colore. Aspettate, cos'è che... Ah, non cambia lì, ok. E qui possiamo fare una striscia rossa, così. Poi pneumatici. Mettiamo tipo così, che dite? O più piccola. No, no, al massimo così. Ok, gomma antiproiettile, fumo. Lasciamo stock che ci frega. Finestrini stavolta neri, credo ci stanno bene, raga. Abbiamo fatto, vediamo un po' come sta macchinetta. Bellissima. Mi piace, mi piace. Buona pure per le miniature, calcolate sempre che devo mettere i colori belli accesi, che se faccio una bella mica rampita o parkourito si deve vedere bene. Mi piacciono anche gli altri colori scuri ovviamente, però più è acceso il colore meglio è, come sapete, per me. Bella, bella. Vediamo come impenna. La miseria, raga, si impenna. Aspettate, piano piano. Oh, prosegui, prosegui. Si può controllare, raga, aspettate. Proviamo qui, no, un punto dove non ci stanno tante macchine. Pieno di macchine, pieno. Qui, qui, zitto, non c'è nessuno. Vediamo. No, no, aspettate, ho sbagliato. Ho sbagliato pure qui. No, come avevo fatto prima? Ecco, ecco, ecco. È difficile, però secondo me si può controllare, eh. Un bel po' di metri. Ce n'era una che impennava proprio all'infinito. Bellissimo, bellissimo. Mi piace come lo fa. Comunque sia, se vi è piaciuta la mystery box, che sfortunatamente è crashata, poi ovviamente ne riporteremo altre, alle modifiche di questo bel maggiolino evoluto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Bello.